Papa Bear, this is Alpha. Do you read me? Over. Ciao, benvenuti a questa nuova serie di podcast sulle guerre del cambiamento climatico, Climate Change Wars. Un nuovo opening che spero sia gradevole, introduce a questa nuova breve serie di podcast che ha per il tema la terza guerra mondiale in Siberia 2050. Ciao e buon ascolto. Ciao, benvenuti all'ultima puntata di Climate Change Wars, le guerre del cambiamento climatico, Siberia 2050. In questo episodio parleremo rapidamente di alcuni capitoli del libro Il futuro delle operazioni anfibie nella terza guerra mondiale del 2014, inerentemente alle operazioni possibili anfibie durante la terza guerra mondiale, in relazione all'analisi di prima restrizione con Europa Defenders e Stati Uniti neutrali. In questo episodio ragionerò rapidamente inerentemente al capitolo 4, la Black Box siberiana nella terza guerra mondiale a prima restrizione, da pagina 13 in avanti. In questo capitolo appunto si approfondisce il contesto siberiano della terza guerra mondiale a prima restrizione, nel caso che gli scontri di terra siano temporalmente più lunghi. Questa è la situazione ambientale odierna, estratta da un vecchio atlante geografico con effetti a climate change nulli o minimi. Ci sono varie cartine che potete andare ad osservare scaricando gratuitamente il libro Il futuro delle operazioni anfibie nella terza guerra mondiale, coperto da licenza Creative Commons. A seguire una stima grossolana degli impatti climatici in Siberia, tenendo presente che la terra si scalda più del mare e che il livello di gas ad effetto serra sarà crescente, anche a causa dello scioglimento degli idrati di metano rilasciati dal permafrost in defrosting e dal continuo uso di carburanti fossili nel mondo, che resterà un trend crescente. In sintesi, si avrebbe una traslazione a latitudini più elevate nella fascia climatica temperata fresca. L'avanzamento del deserto da sud verso nord, la taiga diventerebbe più secca fino a trasformarsi in steppa, la taiga migrerebbe, si traslerebbe a nord, quindi parte della tundra diventerebbe taiga, e l'area della tundra tenderebbe ad assottigliarsi sia per espansione, quindi diciamo traslazione a nord della taiga, quanto per allagamenti derivanti dalla crescita del livello del mare. E questo è quanto potete andare a osservare nella cartina gli impatti in relazione alle aree geografiche. Consideriamo adesso i logs di terza guerra mondiale a prima restrizione relativi ad un tipo unico di terza guerra mondiale, ossia questa è l'analisi più approfondita ed in dettaglio di un tipo di variante che si può sviluppare all'interno della prima restrizione. Annichilazione delle forze zarine di terra e di mare flotta Pacifico.
annichilazione forze zarine in Kazakistan, altopiano siberiano centrale, battaglie navali gengiscani contro euromani nell'oceano indiano, almeno una grossa battaglia urbana nell'est siberiano, ad esempio Novosibirsk, nel Mar Polare battaglie navali tra forze aeronavali zarine, flotta di Murmansk, verso sottomarini gengiscani, uno sbarco polare russo od euromano per tranciare come tentativo la catena logistica nella Siberia russa che sarebbe stata conquistata e quindi oggetto di black box. Escalation nucleare qualora le truppe zarine dovessero subire sconfitte di terra, di mare e di aria e fossero costretti a ripiegare anche a causa dell'entrata tardiva dell'impero sumerico come alleato gengiscano. Ora, dopo l'attacco a sorpresa sia missilistico quanto con forze di terra e di aria degli aggressor, la Zarina risponderebbe con lanci di ICBM, i quali sarebbero in buona parte sterilizzati dal Fireball ABM gengiscano, esplosioni atomiche in orbita bassa che produrrebbe la sindrome di Kessler. In poco tempo sarebbero fuori uso tutti o buona parte dei satelliti NATO e russi, quanto quelli indiani. Solo i satelliti corazzati autodifensivi gengiscani resterebbero operativi, fornendo preziosi servizi satellitari agli aggressor, mentre ai defenders i servizi satellitari, ponti radio, telecomunicazioni, ricognizioni strategiche, early warning radar e comunicazione a lunga distanza tra unità dei defenders sarebbero state interdette. L'intera capacità di comando e controllo dei Defenders sarebbe fortemente menomata, regalando un vantaggio strategico ineguagliabile alla coalizione degli Aggressor. Le forze degli Aggressor si muoverebbero in modo razionale e coordinato sul territorio della Siberia. I Defenders non avrebbero informazioni strategiche ed anche devolvendo ciò ai comandanti locali, le forze dei Defenders non potrebbero manovrare in modo logico ed organico a causa della fragile ricognizione tattica e dalle comunicazioni a lunga distanza che sarebbero difficili oppure interrotte. La caduta di città nella Siberia orientale potrebbe non essere percepita dalla catena di comando e controllo dei Defenders a causa della rottura delle telecomunicazioni e della esiguità di informazioni disponibili per l'alto comando. Gli incursori meccanizzati gengiscani equipaggiati con mezzi speciali potrebbero scorrazzare indisturbati in Siberia oltre il 65° grado di latitudine, dove non ci sono né strade né vie di comunicazione. Tali truppe potrebbero selezionare obiettivi, porsi in difesa e annientare eventuali inseguitori oppure rompere il contatto sfruttando il territorio e la loro alta mobilità in un terreno difficile. Truppe mantenute in operatività da supporto aereo, supporto logistico di unità navali gengiscane, protette dai sottomarini di attacco gengiscani in scorta ai sottomarini Submerged Launched Anti-Ballistic Missile e soprattutto dalla black box siberiana. L'Europa scenderebbe rapidamente in campo con un movimento da ovest verso est in supporto della Zarina. Il fronte turco potrebbe essere in situazione critica sia per attacchi sumerici che per le guerre puniche 2 con l'attacco di Cartago. Nel frattempo la black box siberiana proteggerebbe gli aggressor liberi di muoversi nella sterminata Siberia, perché il Firewall ABM difenderebbe le forze degli aggressor da attacchi strategici. Senza una ricognizione strategica continentale, la visione dell'alto comando dei Defenders sarebbe cieca ed in piena asimmetria informativa, e questi potrebbero, i nemici potrebbero muovere le proprie truppe indisturbati, mentre i Defenders, qualora decidessero di muovere le proprie truppe, potrebbero farlo solo facendo pericolose ipotesi che alla fine potrebbero favorire l'avanzata degli aggressor.
Contestualmente, nel Mar Polare si scatenerebbe una memorabile battaglia aeronavale tra mezzi di superficie e sottomarini d'attacco europei e zarini contro la flotta di sottomarini d'attacco gengiscani e sottomarini Submerged Launched Anti-Ballistic Missile e sottomarini lanciamissili gengiscani. I Defenders sul fronte di terra senza una valida difesa e contro un possente potere aereo nemico, in breve tempo si scontrerebbero con la realtà che le forze degli aggressori dilagherebbero in Siberia e nell'arco di 6-12 mesi è probabile che si formerebbe una grande enclave zarina nell'altopiano siberiano centrale, asse Omsk-Novosibirsk-Barnaul, cittadine nei pressi dell'Ob. Importanti snodi urbani ad est lungo la Transiberiana sarebbero già stati conquistati dagli aggressori in quanto di importanza strategica. I Defenders non potrebbero controllare chiaramente tutto il territorio, data la vastità della Siberia e la penuria di mezzi e risorse. Allo stesso modo, anche gli aggressor non potrebbero occupare tutta la Siberia, data l'enorme vastità degli spazi ed il clima duro ed ostile e l'assenza di strade. Tuttavia, gli aggressor potrebbero manovrare circondando l'enclave zarina centrale tramite il flusso proveniente da est verso ovest e passando dal Kazakistan. Non potendo i Defenders annichilire gli avversari con attacchi missilistici strategici, cercherebbero di coinvolgere gli aggressori in battaglie convenzionali di larghe dimensioni per poi annichilire le forze nemiche con ordigni nucleari tattici. Tale tipo di strategia non sarebbe vincente in quanto dominabile da una ricognizione satellitare. Anche se è possibile che gli aggressor finiscano per essere sorpresi in qualche contesto tattico, è altresì vero che gli alti comandi gengiscani imparerebbero presto la lezione. Sfruttando i servizi satellitari, non faticherebbero ad imporre la loro strategia di movimento, anticipando i Defenders. C'è inoltre da considerare il fatto che il possente potere aereo convenzionale degli aggressor sarebbe inarrestabile, finendo per stritolare sia le forze di aria, di terra, dei Defenders. Il pesantissimo sforzo navale dei Defender ben poco potrebbe fare per contenere il dilagare su terra ed aria delle truppe nemiche. La mortale battaglia polare tra sottomarini nell'offensiva Kalinka, di cui in dettaglio potete trovare l'analisi nel testo di cui non vi sto a dire. Salto un po' di pagine per giungere poi alla fase successiva. Nel frattempo si formerebbe appunto in Siberia una grande area di terra di nessuno, in cui i contendenti si attaccherebbero con infiltrazioni e flashpoint violenti. Le forze sarebbero diffuse sul territorio e disposte per linee asperse, per minimizzare le perdite di attacchi nucleari tattici. Potere aereo resterebbe in mano degli aggressor ed il vantaggio del numero e delle risorse siberiane, nonché l'effetto black box, permetterebbero un indisturbato flusso logistico alle truppe di invasione, nonché la gestione della migrazione di massa dei civili. Una volta che i sottomarini gengiscani fossero a tiro per lanciare i Submerged Launched Ballistic Missile, i gengiscani potrebbero minacciare e o colpire sia obiettivi della Russia europea che città europee, al fine di imporre la resa della coalizione dei Defenders. La capacità di controreazione dell'enclave zarina nel bassopiano siberiano sarebbero minime, non avendo queste zone delle comunicazioni in tempo reale con l'alto comando dei Defenders. Le forze resistenti zarine sarebbero circondate, con il continuo rischio di essere annichiliti con lanci di IRBM, oppure missili da crociera o bombe nucleari tattiche sganciate dal possente potere aereo nemico. All'interno di questa stretta mortale alla Siberia, il piano dividi ed impera sarebbe anche più letale se l'impero sumerico non entrasse subito in azione, ma si schierasse tardivamente con l'impero gengiscano. L'impero sumerico potrebbe colpire all'improvviso, annichilendo tutto il fianco destro, sud, sud-est,
dei Defenders, creando l'obbligo per i Defenders di un'enorme ritirata strategica forzata attorno agli Urali e sulla riva sinistra del Lob, evitando accerchiamenti mortali e tagli dal proprio flusso logistico con direzione ovest-est. All'interno di questa dinamica ci si può chiedere: c'è un futuro per delle operazioni anfibie europee oppure zarine nella terza guerra mondiale a prima restrizione? Se volete sapere, potete andare a leggere l'ebook. Sarebbe possibile far affluire rapidamente rinforzi all'altopiano siberiano? Se lo volete scoprire, potete andare a consultare il test, dove potete trovare tutta l'analisi dettagliata. Per questa puntata abbiamo finito. Un saluto, ciao! Papa Bear, this is Alpha. Will you read me? Over.